Io sono la luce del mondo, dice il Signore. Chi segue me avrà la luce della vita. Lode e gloria a te, Signore. Lode e gloria a te, Signore. Lode e gloria a te, mio Dio. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù, passando, vide un uomo cieco dalla nascita. Sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: va a lavarti nella piscina di Siloe, che significa inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che l'avevano visto prima, perché era un mendicante, dicevano: non è lui quello che stava seduto a chiedere l'elemosina? Alcuni dicevano: è lui. Altri dicevano: no, ma è uno che gli assomiglia. Ed egli diceva: sono io. Condussero dai farisei quello che era stato cieco. Era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli disse loro: mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo. Allora alcuni dei farisei dicevano: quest'uomo non viene da Dio, perché non osserva il sabato. Altri invece dicevano: come può un peccatore compiere segni di questo genere? E c'era dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo al cieco: tu che cosa dici di lui, dal momento che ti ha aperto gli occhi? Egli rispose: è un profeta. Gli replicarono: sei nato tutto nei peccati e insegna a noi. E lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori. Quando lo trovò gli disse: tu credi nel figlio dell'uomo? Egli rispose: e chi è, Signore, perché io creda in lui? Gli disse Gesù: lo hai visto, e colui che parla con te. Ed egli disse: credo, Signore, e si prostrò dinanzi a lui. Parola del Signore. Una delle cose più belle della nostra fede, soprattutto quando veniamo per la messa, è scoprire che quello che si racconta nel Vangelo racchiude una grazia per noi, una grazia, cioè la grazia che il Signore ha cominciato a dare 2000 anni fa a quest'uomo di cui non sappiamo il nome perché ci rappresenta tutti. Quella grazia continua nella storia e si manifesta in modo speciale quando noi ci raduniamo e viene proclamata e ascoltata con fede. Qual è la grazia di questa sera? È che Gesù ci vuol far capire non solo la nostra condizione di persone cieche spiritualmente, ma soprattutto il grande dono della luce che lui ci dà.
il grande dono che lui ci dà, che ci ha già dato, e che stasera, di cui stasera prendiamo una nuova coscienza, perché non si spenga, che è una luce che si può anche spegnere, ma sia sempre viva e possa illuminare anche quelli che stanno vicini a noi. Allora, la prima cosa che mi viene da suggerirvi è questa: dobbiamo ringraziare il Signore della luce che ci ha dato e lodarlo, perché nella sua umiltà Gesù è una luce inesauribile, capace di illuminare il cuore di ogni uomo. Allora diciamo insieme: grazie Signore. Grazie Signore. Anch'io ero spiritualmente cieco. Anch'io ero spiritualmente cieco. E hai acceso in me la tua luce. E hai acceso in me la tua luce. Come per l'uomo del Vangelo. Come per l'uomo del Vangelo. Grazie Signore di questa luce. Grazie Signore di questa luce. Fa che non si spenga mai. Fa che non si spenga mai. Che rischiari tutta la mia persona. Che rischiari tutta la mia persona. E attraverso di me rischiari quelli che mi stanno accanto. E attraverso di me rischiari quelli che mi stanno accanto. Amen. Amen. E a far sì che Gesù la possa sviluppare in noi. È bello quando siamo luminosi e possiamo aiutare gli altri con questa luce, dare speranza, eccetera. Viene una bellezza da questa luce, che è la bellezza di Dio, che non è di questo mondo. Mi viene in mente la testimonianza di Bernardetta, quando aveva raccontato la visione, volevano fare una statua della Madonna. Allora arriva uno di questi artisti, gli fa vedere la cosa, e dice: no, era più bella, secondo me era più bella. Poi lei alla fine ha capito che non poteva, che le rimanevano un po' male, ha detto: va bene, però si capiva che la visione che lei aveva avuto della Madonna era di una bellezza straordinaria. Questa è la bellezza della luce del Signore, che risplende dall'interno dei nostri cuori, e anche se in piccolo, diciamo un po' così, tribolata, c'è anche in noi. Ecco, allora stasera non solo vogliamo ringraziare, ma vogliamo capire come si conserva questa luce, come si sviluppa in noi, perché è una cosa bellissima. Un primo passo è questo: credere per fede che noi spiritualmente siamo ciechi. Perché questo non è tanto scontato. Se ci acchiappa l'orgoglio e noi, insomma, abbiamo qualche motivo di vantarci davanti a Dio come i farisei, ci può capitare quello che è capitato a questi farisei giudei, che dicevano: sto poveretto, tu sei un peccatore che insegna a noi, noi siamo figli di Mosè, questo non sappiamo manco da dove viene. Cioè, può nascere un orgoglio che ci chiude alla grazia del Signore. Non so se l'avete notato, Gesù ha dato la luce a questo poveretto, non è riuscito a darla ai farisei, che pure avevano una pratica religiosa eccellente. Quindi il primo passo è che per fede dobbiamo dire: Signore, sono cieco, ho bisogno della tua luce. Diciamo una volta: Signore, sono cieco, ho bisogno della tua luce. E adesso che vogliamo crescere,
cerchiamo anche di capire che cosa vuol dire che sono cieco, perché sono cieco. Noi fisicamente ci vediamo, grazie a Dio, che più che meno, ma insomma abbiamo fatto tanti anni con la vista e dobbiamo anche ringraziare Dio di questo dono naturale che è molto prezioso. Ma capire cosa vuol dire che siamo ciechi vuol dire che noi naturalmente vediamo solo le cose sensibili, le cose del mondo, ma non vediamo Dio, non vediamo il suo amore, non vediamo la santità di Gesù che ci sembra l'uomo come gli altri, non vediamo quello che ci aspetta dopo la morte. Non sappiamo noi, naturalmente parlando, che siamo immensamente amati da Dio, che Lui per recuperarci a una vita bella eterna ha sacrificato Gesù. Tutte queste cose grandi non le vediamo. Se il Signore non ci apre gli occhi, non ci infonde la fede, noi viviamo solo in questo mondo, che è più un mondo di tribolazione di solito che non una felicità paradisiaca. Mi ricordo un grande santo, credo che sia San Gregorio Magno, che diceva: non valeva la pena di essere nati se per il battesimo non fossimo rinati. Ecco, se non avessimo questa luce. Ecco, quindi questo è il primo passo, sapere che noi siamo ciechi, naturalmente parlando, e quindi bisognosi di questa luce, cercarla. E Gesù si rivela a noi come fonte di questa luce, quindi sappiamo dove andare a cercarla. Sappiamo dove andare a cercarla, è Gesù che ha questa luce. Quindi soprattutto quando ci sentiamo confusi, che non ci capiamo più niente, perché mi capita questo a me, perché le cose nel mondo vanno così storte, quando abbiamo tutta questa oscurità, siamo insicuri, dobbiamo andare da Gesù, andare da Gesù, andare da Gesù, e dobbiamo dirgliela. Lui piace questa parola: Gesù, tu sei la luce del mondo, rischiara anche il mio mondo, il mio cuore, vieni a me con la tua luce. Ecco, questo è il secondo passo. Poi c'è un terzo passo importante che è nascosto nel racconto del Vangelo, adesso ve lo faccio vedere. Avete notato come Gesù guarisce questo cieco? Come fa Gesù a guarire questo cieco? Prende il fango, la saliva, la spalma negli occhi. Questa è solo metà della guarigione. Quando Gesù fa così, quello ancora non ci vede. C'è la seconda metà. Cosa gli comanda? Cosa gli dice? Vai a lavarti. Dove? Alla fontana di casa? No. A una piscina speciale che si chiama Siloe. Ho letto un commentatore che spiegava l'origine di questo nome. In ebraico questo vuol dire inviato, inviata. Perché l'acqua di questa grande piscina, una piscina enorme, grande, veniva da una sorgente che mandava l'acqua con un percorso di circa canalizzato di circa 500 metri, mandava l'acqua a questa grande piscina. In ebraico mandare si dice inviare, inviare l'acqua. Dopo è diventato un nome simbolico, l'inviato, la piscina di Siloe, che significa l'inviato. Questo ha un doppio significato: uno è che chi porta la luce a noi è l'inviato del Signore, è Gesù inviato del Padre, questo già l'abbiamo capito poco fa. Però c'è un altro significato importante per noi: la luce, vederci spiritualmente, avviene man mano che noi ubbidiamo a Gesù e compiamo la missione che ci dà. Gesù ci dà una missione sulla terra, che devi amare tuo marito, tua moglie, assistere i figli, quelle persone che Dio ci affida, la comunità, eccetera, eccetera. Ti dà una missione. Man mano che tu la svolgi con amore, meglio che puoi, avviene questo prodigio della luce di Gesù in te.
Difatti questo poveretto dirà: sono andato alla piscina, mi sono lavato là e adesso ci vedo. Così sarà anche per noi. Quando noi andiamo alla piscina, che vuol dire compiere la missione che Dio ci darà una nuova vista. E qui, e concludo, faccio l'esempio che mi è stato fatto, che mi è rimasto tanto impresso. E questo diceva, questo esempio, che la nostra vita spirituale si può paragonare a una all'andare in bicicletta. Queste biciclette antiche, non tanto moderne, adesso sono molto elettroniche, ma quelle che avevano la dinamo vicino alla ruota, e si accendeva la luce man mano che pedalavi. Quando smettevi di pedalare, la luce si spegneva, no? Vi ricordate? Così è nella vita spirituale. Man mano che tu ti sforzi di amare, che ricominci ad amare, che pedali nell'amare, viene la luce del cuore, viene la gioia di vivere, il senso della vita, e anche il Signore può agire in te, può darti sempre più la sua luce. Ecco, mi fermo qui, diciamo insieme: gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. Accresci in me, o Signore, la tua luce. Accresci in me, o Signore, la tua luce. Aiutami ad amare. Aiutami ad amare. Ad amare tutti. Ad amare tutti. Ad amare per primo. Ad amare per primo. Ad amare gratuitamente. Ad amare gratuitamente. Ad amare sempre di più. Ad amare.